alle 9. Contribuisci con noi ad allargare l'informazione. Amici di L9, benvenuti e bentrovati, io sono Fausto Farinelli, questo è l'episodio numero 143 del nostro podcast giornaliero. Andiamo a vedere quello che è successo. Purtroppo apriamo con una notizia molto brutta, molto triste, che ha colpito una famiglia di Tiana, un paese nuorese, quando alle 7.45 ieri è praticamente scoppiata una palazzina, un boato improvviso che ha ribombato in tutto il paese dopo un'esplosione dovuta a una perdita di gas della rete cittadina, ha fatto crollare una villetta, precisamente bifamiliare, intrappolando sotto le macerie una famiglia di 4 persone, padre, madre e gli anziani genitori della donna. Si salva solo il figlio 21enne della coppia, perché non c'era, era uno studente fuori sede. Siamo ancora in attesa dei risultati dell'elezione del midterm in America.
C'è sempre la questione migranti, sbarchi, sono stati consentiti gli sbarchi a 3 navi su 4 senza più distinzioni tra migranti fragili e non fragili, dunque è stato accantonato questo metodo di selezione. La quarta nave che si dirige a Marsiglia, la Francia da una parte tende la mano all'Italia, dall'altra invece ne critica questo comportamento, secondo loro inaccettabile. Poi c'è la svolta di Catania, la Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere, che ricordiamo batte bandiera norvegese, ha potuto far sbarcare nel porto siciliano tutte le 572 persone con cui era arrivata domenica. Dopo donne e bambini, ieri è finalmente arrivata l'autorizzazione anche per i 212 migranti non fragili. Dunque c'è stato un dietro front del governo, ma cosa c'è dietro questo apparente, molti lo dicono che sia un apparente dietro front. In questa vicenda, la prima in cui affrontava la questione migranti, la premier Meloni aveva bisogno di rassicurare il suo elettorato, diciamo così, e tenere un po' a bada la concorrenza di Salvini, no? Ricordate l'ex ministro dell'interno. I cittadini ci hanno chiesto di difendere i confini italiani e questo governo non tradirà la parola data, aveva ribadito ieri su Facebook la Meloni. Dopodiché non ha potuto né voluto inaugurare il proprio mandato con una crisi politico-umanitaria trascinata fino a conseguenze estreme. Magari la fretta di fare alcuni provvedimenti può farle incorrere negli errori. Tutto è finito bene. Oggi parliamo di comunità energetiche. Ieri, avantiere, abbiamo parlato con l'amministratore straordinario della provincia di Sassari, il dottor Pietrino Fois, il quale ci ha raccontato un po' com'è la situazione lì in provincia, ma non solo nella sua provincia, ma in tutti gli enti pubblici. La crisi che colpisce le famiglie e le imprese colpisce ovviamente anche gli enti pubblici. Oggi parliamo con l'assessore del comune di Alghero, Andrea Montis, che sta portando avanti insieme alla sua giunta il progetto della comunità energetica. Ce ne parlerà lui e ci spiegherà lui che cosa sono queste comunità energetiche. Tra pochissimo in linea con l'assessore Montis. Apple Podcast, Google, Spotify, Deezer, Spreaker, iHeartRadio, Castbox, Podchaser, Podcast Addict. Sui social network Facebook, Twitter e Instagram. Alle 9. Contribuisci con noi ad allargare l'informazione. Allora, siamo collegati con l'assessore Andrea Montis, dell'assessore all'ambiente del Comune di Alghero, che ci parlerà appunto delle comunità energetiche, che non è cosa nuova, è fine del 1900, la prima comunità energetica. Allora, assessore, in linea? Buongiorno, sono in linea, buongiorno Fausto. Buongiorno, come andiamo? Tutto bene? Bene, bene. Bene, ci districhiamo. È difficile districarsi in questo periodo, eh? È difficile, sì. Sono tante le esigenze, però insomma, proviamo ad accontentare tutti. Lunedì abbiamo sentito il commissario straordinario alla provincia di Sassi, il dottor Fois, che insomma era abbastanza allarmato per quanto riguarda questi soldi che hanno praticamente nelle casse, non ci sono, a fine novembre non ci saranno più soldi per pagare le bollette di energia elettrica, del gasolio, eccetera eccetera. Però io volevo parlare con lei, assessore, di questo, sì, di questa novità delle comunità energetiche. Sì. Allora, il Comune di Alghero ha iniziato a fare cosa? Allora, noi di recente, su mia proposta, la Giunta ha deliberato un atto di indirizzo che dà appunto indirizzo agli uffici per avviare tutte le procedure per provare a istituire le prime comunità energetiche nel territorio algherese. È una scelta dell'amministrazione che arriva in un momento in cui prendere strade alternative verso l'approvvigionamento elettrico
non è solo utile ma anche indispensabile sia verso l'ambiente ma soprattutto anche verso le difficoltà che le famiglie e le imprese stesse, ma anche le amministrazioni stesse. Basti pensare che solo per quest'anno l'amministrazione comunale di Alghero ha dovuto avere costi aggiuntivi di circa 1 milione di euro per i rincari energetici. E quindi era un momento doveroso di prendere delle strade alternative. Tra l'altro, quelle delle comunità energetiche è un modello gestionale che prevede il coinvolgimento diretto dei cittadini, e quindi abbiamo ritenuto che il fatto che sia l'ente locale, quindi l'amministrazione comunale, a promuoverlo possa essere anche una garanzia per la comunità rispetto a un tema quasi del tutto nuovo, perché, come ha detto giustamente lei, è un argomento che parte da lontano, però se ne parla ancora davvero troppo poco. Ecco, ma le tempistiche, perché noi viviamo un momento di emergenza, come ha detto lei, ma per creare una comunità energetica, proprio facciamo un esempio tipico, quante persone ci vogliono minimo, che forma giuridica deve avere questo gruppo di persone, che ripeto può essere formato sia da privati che da enti che da aziende, e soprattutto andrà a scontrarsi con il problema delle autorizzazioni a seconda dove deve essere fatta questa comunità energetica? Ma l'iter non è certo facile, perché prevede ancora prevede intanto una fase iniziale, uno step iniziale di coinvolgimento della cittadinanza, e quindi andare a cercare chi effettivamente ha intenzione di costituire una comunità energetica. Comunità energetica che deve avere un suo soggetto giuridico, quindi certo, bisogna proprio costituirsi formalmente. Dopodiché bisogna passare sotto forma di azienda, oppure basta anche un'associazione o una cooperativa? No, un'associazione non deve avere scopo di lucro. Certo, ci mancherebbe altro. E quindi può essere mista, all'interno ci possono essere aziende, ci possono essere privati cittadini, ci possono essere anche enti locali come l'amministrazione comunale. Dunque un'associazione normale. Con tanto di statuto. Dopodiché ci sarà tutta la fase in cui bisognerà mettere in opera la comunità energetica, andando a ricercare quelle che possono essere le fonti rinnovabili da sfruttare. Per fare questo io ritengo che sia necessario andare sul mercato e cercare qualcuno che accompagni l'amministrazione e chiunque vorrà far parte della comunità energetica in tutta questa procedura, che, devo dire la verità, non è semplicissima. Di buono c'è però che il modello delle comunità energetiche è l'esatto opposto, e questo è molto importante, di quanto invece sta avvenendo anche nel nostro territorio circa l'assalto calato dall'alto di grossi impianti. Parlo per esempio dell'eolico offshore, che piuttosto che soddisfare esigenze che le comunità locali mirano a raggiungere, in questa maniera, in quell'altro sistema, si mira esclusivamente a trarre profitti senza beneficio alcuno per i territori. Quindi è secondo me anche corretto dire che quello delle comunità energetiche è la vera economia circolare, che appunto non lucra ma mira a soddisfare i fabbisogni del territorio, con piccoli impianti, a differenza di quello che invece è un sistema lineare dettato dalla concentrazione di grandi impianti in pochi territori, perché l'idea per esempio del governo sull'energia era quella di concentrare la produzione su pochi territori, la Sardegna per esempio con l'eolico, da cui poi distribuire l'energia con costi elevati e soprattutto con ingombranti infrastrutture di cui forse non se ne sente il bisogno. Adesso facciamo un esempio: come intendete muovervi? Ci sarà, deve esserci una manifestazione di interesse? Cioè, come cercherete le persone, le aziende? Per ad esempio, ieri ho letto un articolo dove è stato rieletto praticamente il CDA uscente della cantina di Santa Maria della Palma. Mario Peretto, il presidente, ha detto che loro vorrebbero creare, hanno quasi finito praticamente di dotare tutta la cantina di impianti fotovoltaici, e dunque raggiungeranno a brevissimo quella che è la loro autonomia energetica. Poi ha detto anche che vorrebbero diventare capofila di una comunità energetica. Ecco, questo in realtà è quello a cui noi avevamo proprio pensato come primo step, era quello di avviare questo processo proprio nelle nostre borgate e partire in quelle zone dove soprattutto ci sono anche delle realtà economiche
importanti, ma anche meno importanti, che comunque necessitano di sostegno, sarebbe un ottimo. Per cui esatto. Si tratta solo per noi di andare a cercare chi ci può accompagnare in questo processo, ripeto che richiede delle competenze specifiche. Per cui noi ora stiamo ricevendo, già dopo aver pubblicato la delibera di intenti, diverse proposte di aziende che ci vorrebbero accompagnare. Adesso le valutiamo tutte e poi decideremo con chi avviare questo processo. La novità vera è che la Regione Sardegna recentemente, con una legge regionale, ha cercato di assumere un ruolo attivo nella promozione delle comunità energetiche, stanziando anche delle risorse, circa 14 milioni per il prossimo biennio. Soldi che serviranno non solo per aiutare le aziende, ma anche per aiutare le amministrazioni comunali ad avviare questi processi per creare le comunità energetiche, che ovviamente in fase iniziale determinano anche dei costi. Siamo in attesa che la Regione ci dia degli indirizzi e ci faccia sapere quante risorse mette a disposizione. Ecco, la scelta del fornitore, cioè ad esempio tipo Enel, tipo altre aziende, deve essere fatto un bando per questo, oppure c'è laddove ci possono essere dei profitti per qualsiasi azienda, sarà per forza necessario andare sul mercato e quindi procedere con un'evidenza pubblica. Dunque un bando che anche lì dunque ci vorrà del tempo, perché insomma. Sì. Insomma, non è una cosa di domani, ma se non si iniziava. Se mai si comincia. Stato. Allora, le origini, ho detto prima che le comunità energetiche non è recentissima, ci sono stati i primi prototipi in Italia, risalgono, come dicevo prima, a fine 800. Pensi, assessore, che la prima comunità energetica, proprio quella in assoluto, la possiamo considerare la Società Elettrica di Morbegno, è stata fondata in Valtellina nel 1897 e ancora oggi è la società cooperativa che produce energia elettrica con 7-8 impianti idroelettrici, con una potenza di 10-11 megawatt, se non ricordo male, rifornisce insomma quasi 15.000 utenti. Ecco, per arrivare a una roba del genere in Sardegna ci vogliono degli anni, però giustamente se mai si inizia. Esatto, ma anche in Sardegna in realtà abbiamo degli esempi virtuosi, perché ce ne sono due che sono già a buon punto. Sono attive? Per esempio, sì, attive, quella di Borutta, che è un comune che è quasi totalmente autosufficiente nella gestione dell'energia. A loro non arriva nessun tipo di bolletta, utilizzano fonti rinnovabili. E quindi ci sono già degli cosa usano, pannelli oppure eolico? Ma loro usano pannelli, però diciamo che il sistema prevede anche un utilizzo misto, quindi si possono usare pannelli, si può usare il fotovoltaico appunto, si può usare l'eolico, ma si può mettere in rete anche quanto prodotto per esempio da un biodigestore, quindi sono diverse le fonti che possono essere messe insieme. Ho capito. Sì. Bene, diciamo che abbiamo niente, detto. Speriamo. Prego. Speriamo che adesso la Regione a breve tiri fuori le linee di indirizzo per l'utilizzo di quei fondi, che qualche risorsa arrivi anche al Comune del Ghero, in modo che noi possiamo partire con tutta la fase quantomeno di animazione, che poi verrà seguita dalla fase di ricerca sul mercato di cui ci lo insomma ci vorranno un paio d'anni, così a spanne più o meno? Ma io penso che se si lavora in maniera continua anche meno, credo, di un paio d'anni. Ad esempio, se Santa Maria della Palma vuole diventare capofila, praticamente se ad esempio io voglio usufruire dell'energia prodotta dall'impianto di Santa Maria della Palma, cosa devo fare in pratica? Prima si deve costituire questa cooperativa, si deve costituire l'associazione, la comunità energetica, dopodiché tutto quello che viene prodotto da quelle fonti verrà messo in rete e condiviso. E l'eccesso potrà essere liquidato come surplus. Tra l'altro su questo sta intervenendo anche l'ARERA, che è l'Agenzia di Regolazione Nazionale, che sta rivedendo quelli che sono i bonus per chi accede nella produzione. Perché ci sono degli incentivi, no? Adesso parlando del GSE, perché sì, il GSE può dare degli incentivi per questa energia. Assolutamente, ci sono energia condivisa, chiamiamola. E si entra nel GSE, nel senso che tutto quello che viene prodotto viene contabilizzato dal GSE, che poi praticamente sarebbe il grande contatore di tutto quanto viene prodotto con fonti rinnovabili. Sì. Dunque, praticamente noi per assurdo, no? Dico,
potremmo veramente non pagare più la bolletta, cioè si costituisce una cooperativa, a seconda del consumo ovviamente dei kilowatt prodotti, la bolletta è a zero, sì. Ma si pagherebbero sì, sempre questo, comunque all'Enel. Questo è il futuro, al netto ovviamente dei costi di gestione, esatto. Però ad esempio il trasporto non si pagherebbe, quote energia e trasporto spariscono, si pagherebbero giusto le come si chiama, le accise. Sì. E per quanto riguarda l'IVA? Ma questo sugli aspetti economici non ho approfondito tantissimo, devo essere sincero. Non ci dovrebbe essere l'IVA a questo punto, no. Se è una cosa no profit. Questo è uno dei motivi per cui credo che sia necessario farsi affiancare da un'azienda seria che accompagni l'amministrazione. Comunque in Sardegna, oltre a quello che ho citato prima, Borutta, c'è anche Berchida, oltre a Berchida c'è anche Sirrenti, che ha messo in campo delle politiche molto spinte verso l'efficientamento energetico. Anche ai berchidesi non arriva la bolletta? No, loro ancora del tutto no, quella completamente autosufficiente è bene tutti. Caspita, addirittura bene tutte e altre, sarebbe spettacolare. Sì. Ovviamente stiamo parlando di piccoli centri, tanto che anche le norme nazionali, soprattutto quelle che sono già pubblicate, quelle in via di pubblicazione, guardano sempre alla creazione di comunità energetiche nei centri soprattutto inferiori ai 5.000 abitanti. Ecco perché noi abbiamo pensato come primo step proprio alle borgate, perché pensare di attuare un piano del genere su Alghero sarebbe complicatissimo, anche per alcuni vincoli che potrebbero esserci nella gestione proprio delle attrezzature per le future rinnovabili. Ecco, lo Stato a livello burocratico dovrebbe comunque tagliare un po', perché altrimenti sì. Si parla tanto di transizione energetica, poi andiamo a scontrarci con le belle arti, con quelli che no, lì non si può mettere, lì i pannelli danno fastidio, ad esempio a San Marco c'è tanto terreno, ma credo che i pannelli non si possano mettere perché lì c'è l'aeroporto, riflettono il sole, fanno sbagliare il pilota in fase di atterraggio, insomma alla fine è sempre cane che si morde la coda. Vabbè, speriamo bene. Va bene. L'ultima domanda le faccio, assessore. Lei è anche assessore all'ambiente. Venerdì scorso c'è stata questo incontro con lì al parco di Porto Conte con l'associazione ambientaliste e anche con i pescatori. Ma non si riesce a trovare una soluzione con questi pescatori per cercare di ristorarli durante questo fermo? Ma in realtà, ad onor del vero, c'è stato un intervento, nel senso che sin da subito sia la direzione del parco che l'amministrazione comunale, nella figura mia, dell'assessore Vaccaro, dei consiglieri Muras, Pulina, se mi dimentico qualcuno mi scuserò, ma c'è stato da subito un interesse per questa situazione. È chiaro però ovviamente che le soluzioni possono arrivare non dall'amministrazione comunale, che non ha a disposizione nelle sue casse dei fondi per concedere dei ristori ai pescatori, si è passati quindi attraverso la regione, che però sta per concludere l'iter per l'approvazione della Omnibus, dove le risorse sono state richieste. C'è solo da pazientare e da non pensare sempre che non ci sia ascolto, quando questo non è, purtroppo, i tempi dell'amministrazione. Possiamo dire ai pescatori stare tranquilli. Possono stare tranquilli, nel senso che noi abbiamo fatto tutto quello che abbiamo potuto fare per mettere la condizione. Dopodiché poi ci sono anche fattori che sono esterni all'amministrazione comunale, e credo che sia anche ora che tutti capiscono che l'amministrazione comunale non ha la borsa di Mary Poppins e non può risolvere sempre tutti i problemi in solitaria. Questo è chiaro. Insomma, il comune è come nostra famiglia, no? Come nostro papà, non siamo nostra in mamma, anche quando abbiamo bisogno, ma è il comune, poi il sindaco è sempre quello che prende schiaffi a destra e a sinistra, no? Perché il primo cittadino. Va bene, assessore, buon lavoro, buon proseguimento. Grazie, buona giornata. E mi consente di dire forza Juve. Arrivederci. Buona giornata, grazie. Ciao.